compagnia di Fabrizio Biassi, tecnico dell'Alba Calcio, è arrivata a una sconfitta contro una delle big di questo campionato, l'RG Ticino, quest'oggi all'Augusto Manzo di Alba, per 1-2 risultato finale. Ancora una volta l'Alba Calcio ha dimostrato sicuramente ottime cose, nonostante le tante assenze che stanno segnando, e non poco, questa prima parte di campionato. Però purtroppo è uscita con 0 punti, quindi non ha mosso la classifica in questa situazione. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva di misura dopo quella del turno infrasettimanale con Città di Varese. Raccontaci un po' questa partita, mister. Come dici tu, è arrivata una big questo campionato che magari come nome diciamo non ha molto appeal, ma come giocatori penso che è una delle squadre più attrezzate per, diciamo così, per competere per le prime posizioni. Giocatori di grande qualità, grande esperienza, da Sansone, Longhi, Gonzales, Aperi in panchina, Buongiorno in panchina, quindi una varietà in tutti i reparti di grande livello. Diciamo che abbiamo passati, diciamo, bravi a stare in partita, anche se ovviamente certe situazioni per farci male le hanno avute, o anche dopo il primo gol, però ripeto, poi diventa così, diventa complicato, perché poi quando sei alla terza partita in una settimana, specialmente il mercoledì che hai giocato sul terreno pesante, diciamo hai poche frecce nell'arco, diciamo, da sparare. Difatti abbiamo messo un ragazzino del 2006 che poi è entrato bene e gli hanno fatto anche rigore sopra, però diciamo così, un attimino siamo un attimino contati, siamo un attimino in difficoltà, però non bisogna piangerci addosso, perché partite così, se ti girano male, se non sei competitivo e tutto, finiscono tanto a poco, diciamo, come gol. E invece diciamo che gli abbiamo messo paura fino alla fine, perché poi abbiamo avuto 3 calci d'angolo consecutivi, e mettendogli, diciamo così, un po' di paura. Da un punto di vista, diciamo, di esperienza, di qualità, sulla carta magari uno dice, vede i nomi e tutto, non c'è partita, però abbiamo fatto secondo me un bel secondo tempo dove li abbiamo messi lì, dove abbiamo condotto noi la partita, dove loro giocavano di rimessa. Ovviamente i giocatori del calibro di Gonzalez, Sansone, quando trovano poi spazi nelle ripartenze e tutto, ti fanno male, hanno grande qualità tecnica, grande palleggio, sbagliano. È una squadra, penso che fino adesso gli ho visto sbagliare pochissimi passaggi rispetto a tante altre squadre di questa categoria, quindi così, un passaggio a vuoto, è di misura anche questo come quello di mercoledì, ripeto, però i ragazzi non mollano, ci sono, non posso rimproverargli niente, non posso dire a qualcuno che oggi non ci ha dato, non ha lottato, non ha corso, ha lottato e ha corso per quello che ovviamente possiamo fare in questo momento. Bisogna avere grande, diciamo così, personalità, tirare sulla testa, come gli ho detto negli spogliatoi, martedì ci si ritrova al campo, si allena, si prepara un'altra trasferta come quella di Livorno, che è un'altra big che non sta facendo bene, ma se uno legge i giocatori che ha a disposizione è un'altra squadra di assoluto livello. Questo è un campionato difficile dove ci sono tante squadre che hanno organici importanti, e quindi niente, non bisogna demordere, non bisogna così mollare, ma ci mancherebbe, perché mancano un'infinità di partite, quindi manca 26 partite alla fine, quindi c'è spazio, la classifica è cortissima, in 3-4 punti, 2-3 punti siamo 7-8 squadre, quindi non bisogna demordere, tenendo conto che nessuno lo dice, però parte l'assenza, non dico l'assenza di Salvatore, ma dico anche abbiamo giocato queste prime 12 partite, mi sembra, contro le prime 5 della classifica, perché Asti, Alcione, Albenga, Ticino e mi sfugge la quinta, perciò dico, però questo è il cammino che abbiamo avuto, poi arriveranno altre partite dove non possiamo, i punti che ci mancano sono quelli di Voghera, sono quelli di Borgosesia, e quindi con quei punti lì saremmo in un'altra situazione, però ripeto, bisogna essere positivi, guardare avanti e non mollare. Grazie mister per la disponibilità e in bocca al lupo per la prossima partita.